I couldn't help at one point in our discussions with privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children, wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held, if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all of the local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale Stato di Emergenza. Oggi vi parlerò di un avvistamento UFO effettuato dai radar della NATO, quindi senza testimoni civili, senza video e foto, ma direttamente con la segnalazione postata sostanzialmente su un'app di controllo aereo proprio con, come state vedendo, con un disco volante con il pilota, l'alienuccio, dentro. E il primo avvistamento avviene in Bosnia alle ore 21:13 e nella zona si trovano ben quattro velivoli in volo che ovviamente state vedendo in queste immagini. Si tratta di aerei civili che hanno diverse provenienze e vanno in diverse zone sopra la Bosnia Erzegovina. Naturalmente quindi è possibilissimo che i piloti, gli equipaggi, insomma, forse anche i passeggeri di alcuni di questi voli potrebbero aver avuto a che fare in qualche modo, direttamente e indirettamente, con l'oggetto di cui stiamo parlando. Naturalmente è importante comprendere, parto da qualche giorno fa, che il traffico aereo militare sull'Europa, come state osservando, tre giorni fa era discreto, in particolar modo era folto sul Regno Unito. Nella giornata dell'altro ieri notte, allo stesso orario, c'era molto più traffico militare aereo in tutta l'Europa occidentale, sostanzialmente in tutti i paesi della NATO, forse fatta eccezione l'Italia, su cui c'erano soltanto un paio di voli, tra l'altro di passaggio, e poi si arriva praticamente alla segnalazione dell'avvistamento. Qui osservate il traffico aereo militare della giornata precedente, della notte precedente a quella dell'avvistamento, anche sul suolo americano. Era lo stesso anche in Australia, non ho inserito la diapositiva di questo. E qui abbiamo l'avvistamento con il riconoscimento. Si tratta di un oggetto volante non identificato, chiamato Muschio 77, codificato come UFO, modello non identificato, che viaggiava a 1500 piedi di quota ad una velocità sconosciuta. E nelle immagini stiamo vedendo che è stato avvistato, quindi si è spostato anche in Brasile, nella zona di San Paolo. Successivamente poi in Brasile si è presentato alle 23:17, successivamente nell'Oceano Pacifico del Sud alle 23:25. Il traffico aereo di ieri era pressoché inesistente, come stiamo vedendo, parlando sempre di traffico aereo militare. Questa è di per sé un'anomalia di cui comunque non parlo in questo caso, mantenendosi sempre con un traffico aereo militare NATO pressoché inesistente o con transponder per motivi X spenti. L'avvistamento si ripropone nella zona del mare antistante il Portogallo, al nord del Portogallo, dove sono presenti anche in questo caso tre aerei civili che potrebbero aver avuto a che fare, incrociato sostanzialmente questo UFO che in Brasile ha incrociato parecchie decine di voli nazionali ed internazionali e che quindi potrebbe avere tantissimi testimoni. Qui ho messo due immagini che mostrano dal satellite il punto dove era avvistato l'ultima volta l'UFO, poi io stesso ho cessato di cercarlo
in sostanza le 0023. Qui abbiamo la ricostruzione degli avvistamenti, la prima volta sulla Bosnia, la seconda in Brasile, la terza nell'Oceano Pacifico del Sud e la quarta al largo del Portogallo. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, se così fosse mettete un like e vi ricordo di iscrivervi al canale. Ciao a tutti, buon proseguimento, alla prossima!